terzo e ultimo video. Che fare? Ok, se i due video precedenti non ti hanno spaventato, allora ti dico esattamente che cosa fare. Invia una mail, ti mando qua l'indirizzo, ma lo trovi anche in descrizione. Inviami una mail con le motivazioni del perché tu vorresti entrare in KPMG e il tuo curriculum. Non c'è bisogno, se ha un curriculum dettagliatissimo, ti prego non mettermi gli stage che hai fatto. Dimmi qual è la tua formazione, dimmi le cose importanti. Principalmente quanta pratica hai con il Krav Maga o quali sono le tue esperienze negli sport da combattimento o nelle arti marziali a contatto. Lasciami un contatto telefonico in modo tale che possiamo farci una prima chiacchierata ed essere sicuri che siamo sulla stessa linea. Quindi che cosa succederà? Ti inviterò a un aggiornamento istruttore. Questo aggiornamento potrà essere una riunione d'allenamento oppure un aggiornamento in cui viene un tecnico esterno. Sia l'una che l'altra sono due occasioni importanti per allenarti con noi e per essere valutato. La valutazione non è una valutazione super tecnica, ma si fa una valutazione su come tu lavori con il nostro gruppo e anche dalla tua parte tu fare una valutazione se tu lavori bene con noi e se hai la testa per essere un insegnante. Sembra molto brutto dirlo, ma puoi essere splendido tecnicamente, bravissimo come atleta, ma non avere magari la predisposizione per l'insegnamento. Questo aspetto, poiché diventerai un istruttore, è molto importante. E quindi il passaggio del corso istruttore. Il corso istruttore è un corso lungo, è un corso che può essere diviso in due o tre parti, ma comunque è un corso duro, fisicamente e mentalmente. Ci sono un sacco di informazioni all'interno di questo corso da acquisire e da padroneggiare. E questo corso puoi farlo in Italia o puoi farlo anche all'estero, non è un problema. Quello che voglio sottolineare è che la partecipazione non implica il successo del corso. Puoi partecipare e non farcela. Tutto qua, buona vita e buona pratica. Ci si vede.